Cari amici, bentrovati a questo appuntamento significativo, la notte dei santi. La notte è il tempo ideale per chi vuole nascondersi nell'oscurità, ma allo stesso tempo è il momento migliore per impostare la rotta della propria vita. Nel buio risplende netta e chiara la luce, anche la più piccola. Eccoci allora qui, per lasciarci guidare da questi segni luminosi, i santi. Nel buio della storia, segnata da tante controversie e contraddizioni, ci sono stati esempi di speranza che ci dicono che c'è sempre la possibilità di scrivere pagine di pace, di speranza, di verità. Mettiamoci in ascolto e domandiamoci perché, anche nel buio della nostra storia, c'è tanta, ma tanta luce. Noi Tempio Santo della Trinità, fratelli custodi, formiamo un corpo in te, chiamati per nome, gridiamo eccomi. Noi testimoni dell'umanità, Padre, la mia vita ti darò, come Cristo sulla croce affidato a te. Dammi il coraggio, frutto dello Spirito, per andare ad annunciare che il tuo regno è qui. Fraternità, amici in cammino verso la santità, noi Tempio Santo della Trinità, fratelli custodi, formiamo un corpo in te, chiamati per nome, gridiamo e comi, noi testimoni dell'umanità. Santi insieme, noi santi insieme, santi insieme, noi ho bisogno di un fratello, ho bisogno di un fratello, ho bisogno di un fratello qui vicino a me. Fraternità, amici in cammino verso la santità, noi Tempio Santo della Trinità, fratelli custodi, formiamo un corpo in te, chiamati per nome, gridiamo e comi, noi testimoni dell'umanità. Santi insieme, noi santi insieme, santi insieme. Siamo dinanzi ad una scacchiera fatta di riquadri bianchi ed altri neri. È l'immagine della nostra vita, fatta di spazi di luce e altri di tenebra, delle nostre città, fatte di occasioni di socialità ed altre di isolamento, fatte di opportunità di vita e altre di morte. Dinanzi a questa scacchiera dobbiamo decidere quali mosse fare. Ci faremo aiutare da 3 P, uno stile di vita, ma anche un'identità chiara. Le P di pane, perdono, perseguitati, oppure di Padre Pino Puglisi. Sì, Padre Pino Puglisi, 3P. Sapeva infatti mescolare i quadrati della scacchiera di Palermo, facendo muovere chi conosceva solo la città di luce verso quella più tenebrosa e viceversa. I ragazzi di un rinomato liceo classico aprivano gli occhi su strade nuove, perché l'inferno poteva essere girato all'angolo. Il 15 settembre di 30 anni fa,
nel giorno del suo 56esimo compleanno, padre Pino Puglisi fu ucciso dalla mafia con un colpo di pistola alla nuca. Era il professore di religione al liceo Vittorio Emanuele II di Palermo. Quel mercoledì, 3P, questo è il soprannome tra i ragazzi, si era recato per l'ennesima volta in comune per chiedere la bonifica dei sotterranei dei palazzoni di via Hudson, nel quartiere di Braccaccio, di cui era parroco. Quei locali erano teatro di duelli mortali tra cani su cui scommettere. Spaccio e prostituzione minorile gestiti dalla mafia. La mafia, appunto. A Brancaccio era ed è una presenza che si respira nell'aria. Pensate che quando Falcone fu ucciso, i ragazzini giravano in bicicletta per il quartiere, urlando: «Abbiamo vinto!». Treppi insisteva perché i locali venissero liberati e destinati alla grande assente del quartiere, la scuola media. Nel gesto di bussare alle porte dell'amministrazione pubblica, vi era uno dei punti fondamentali del suo testamento. Oltre ad andare in comune, quel giorno si dedicò in vari modi alle persone della parrocchia e del quartiere. Verso sera, rincasando, in attesa di festeggiare il compleanno con amici e parenti, gli spararono. Perché un sacerdote era così pericoloso per la mafia che l'anno prima aveva eliminato Falcone e Borsellino? Quando hanno chiesto al suo sicario, diventato collaboratore di giustizia, il motivo dell'assassinio, la risposta è stata: si portava i piccirilli di Guido. Salvatore Graviano, 30 anni, 50 omicidi alle spalle, 3 figli. Uomo che non cede ai sentimentalismi, dirà: per quel sorriso che Don Pino mi ha fatto mentre gli stavo puntando la pistola contro, non ci ho più dormito la notte, mi ha cambiato la vita. Padre Pino Puglisi sorrise al suo assassino. Infatti, Don Pino aveva fatto aprire un centro accanto alla parrocchia di San Gaetano per permettere ai bambini e agli adolescenti del quartiere di giocare, studiare e stare insieme. Aveva chiamato il centro Padre Nostro per scardinare dalle teste e dalle strade l'idea del padre come padrino e perché credeva che la giustizia fosse possibile come in cielo, così in terra. Al centro Padre Nostro, dove 3P portava gli studenti del suo liceo a dare una mano, i ragazzini del quartiere trovavano un'alternativa alla scuola della strada, che a Brancaccio aveva come maestri i picciotti mafiosi, eroi brillanti da emulare con le loro armi e i loro soldi. La strada era il vivaio dell'esercito mafioso. Per questo 3P era pericoloso quanto Falcone e Borsellino, perché con mezzi diversi erodeva ciò di cui la mafia ha bisogno: il consenso. Don Pino faceva sperimentare ai giovanissimi l'unica cosa che dà coraggio della libertà: la bellezza. Dove non c'è bellezza, non c'è speranza di cambiare la realtà. La bellezza, fosse anche solo quella di un campetto di calcio in terra con le linee ben tracciate, è ciò che permette di sentire la differenza e poi di fare la differenza. E il potere non sopporta di essere messo in discussione, perché la mancanza di consenso lo fa crollare, quindi il controllo del territorio è tutto. E così 3P, con la sua preghiera, la celebrazione dei sacramenti, le gite al mare, i tornei di calcio, il doposcuola, era pericoloso. Non voleva essere definito prete antimafia, perché diceva che il suo compito era essere come Cristo, essere pro e anti nessuno, permettere a tutti di cambiare, anche a costo di rimetterci in prima persona. E Cristo finì male, proprio perché osò mettere in discussione il potere religioso e politico che opprimeva la gente e che, temendo di perdere il consenso, lo fece fuori come un delinquente. Cristo aveva detto: «Lasciate che i bambini vengano a me». Il programma che Don Pino ha realizzato sino all'ultimo giorno della sua vita. Molte cose nel quartiere sono cambiate grazie alla sua eredità. Tanti di quei bambini, ora adulti, portano avanti la sua opera. Altrettante non sono cambiate
perché le cose cambiano quando cambiano le persone e la sua opera. Le persone cambiano solo quando sono amate, come dice il poeta Ezra Pound. Ciò che sai amare rimane, il resto è scoria. Ciò che tu sai amare non sarà strappato da te. Ciò che tu sai amare è la tua vera eredità. Padre Pino Puglisi è morto perché, come Cristo, pensava che ci fosse una parte migliore in ciascuno dei suoi ragazzi, anche quelli più lontani da Dio. Padre Pino è morto per un martirio. Fuoco che c'è dentro non c'era nessuno, e quando sto con te che mi sento al sicuro. Parli dei tuoi sogni e delle domande che hai, mi hai insegnato come sognare di nuovo. E passiamo notti insonni per costruire altri ricordi. Questa è l'amicizia più unica, questa è fraternità. Sei la mia parte migliore e quella che nessuno sa. Sei le ferite sul cuore, il primo giorno di università. Sei dentro il mio primo amore e dentro a quello che verrà. Dentro ad ogni relazione, questa è fraternità. La prima volta che il sorriso, non sapevo di star bene, c'eri tu vicino a me. Non sono bravo ad arrivare primo, ed ho incassato come un pugile che perde al primo round, perché da solo sto nel panico. Però insieme siamo il panico. Ma in fondo è così semplice. Non è un sogno davvero, davvero. Urleremo al mondo intero che sei la mia parte migliore, quella che nessuno sa. Sei le ferite sul cuore, il primo giorno di università. Sei dentro al mio primo amore, quello che verrà. Dentro ad ogni relazione, questa è fraternità. Questa è fraternità. Questa è fraternità. Sei la mia parte migliore, quella che nessuno sa. Sei le ferite sul cuore, il primo giorno di università. Sei dentro al mio primo amore, dentro a quello che verrà. Dentro ad ogni relazione, questa è fraternità. No, 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 questa è fraternità. No, 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 questa è fraternità. E Gliserina plus Merino erano due giovani catechiste messicane. Sono rimaste uccise il 15 giugno 2023, mentre si recavano a una processione eucaristica. Le due catechiste della parrocchia di San Giovanni Bautista Coppola della diocesi di Leon sono state uccise da due uomini armati, dopo aver ricevuto diverse minacce nei mesi precedenti. Il loro annuncio toglieva forze ai miliziani, che prendevano ragazzi che preferivano iniziare un percorso di fede. Dopo essersi rifiutati di negare pubblicamente la loro fede, sono state uccidate. Laica, cuoca impiegata nella casa delle suore di Madre Teresa a Gaza, è stata uccisa intorno alle 12 di sabato 16 novembre 2023 da un cecchino dell'esercito israeliano nella parrocchia cattolica di Gaza, dedicata alla Sacra Famiglia. Insieme a lei è stata uccisa anche la madre, Naida Halil Anton. Le due donne sono state uccise mentre camminavano verso la chiesa, dove stavano recandosi per partecipare all'Eucaristia.
Maurizio Benettino, Godwin S., 31 anni, insieme a due postulanti, sono stati rapiti intorno all'una di notte del 17 ottobre 2023 da un gruppo armato che ha assalito il monastero benedettino di Eruko, nello stato del Kwara, nella Nigeria centro-settentrionale. I due postulanti, Antoine Ez e Peter Rewai, sono stati liberati il 21 ottobre, mentre il novizio Godwin Ez è stato ucciso il 18 ottobre, il giorno dopo il rapimento. Secondo la testimonianza dei postulanti, dopo il sequestro, i tre sono stati costretti a camminare a piedi nudi nella foresta. All'alba, giunti a un greto del fiume, Ez è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, perché in risposta alla violenza elevata alle preghiere del Signore, il suo corpo è stato gettato nel fiume. I rapitori hanno liberato gli altri due prigionieri affinché raccontassero della forza e della superiorità dei miliziani.
Don Andrea Santoro era lì. Andrea Santoro era nato a Priverno, in provincia di Latina, il 7 settembre 1945 e a metà degli anni 50 si era trasferito a Roma con la famiglia. Entrato in seminario nel 1958 fino al 1970, l'anno in cui divenne sacerdote. Nel 1994 guidò gruppi in Medio Oriente in collaborazione con l'Opera Romana Pellegrinaggi. Consolidò così il suo desiderio di partire in missione. Dopo un ulteriore periodo in parrocchia, quella dedicata ai santi martiri Fabiano e Venanzio, nel quartiere Appio, fu il cardinale Ruini, nel 2000, che gli concesse di partire come sacerdote Fidei Donum per la Turchia, al servizio del vicariato apostolico dell'Anatolia. La sua prima destinazione fu Urfa, l'antica Edessa, città di tradizioni antichissime, poi Trabzon, l'antica Trebisonda, nel nord-est del paese, sul Mar Nero. La missione era quella di occuparsi di una parrocchia con una popolazione cattolica di 7 persone, senza prete da molto tempo. A Trabzon, Don Andrea incontrò una situazione difficile. Assistette alle conseguenze della caduta del gigante sovietico, la forte emigrazione dai territori dell'ex URSS in Turchia, causata da miseria e disperazione. Le prostitute cristiane, armene o georgiane, che gli considerò parte decisiva delle anime della sua parrocchia. E in quel contesto visse anche le conseguenze dell'11 settembre e delle guerre che ne sono seguite. Il 5 febbraio 2006 Don Andrea viene ucciso a Trebisonda nella piccola chiesa di Santa Maria, dove stava celebrando l'Eucarestia di domenica con una ridottissima comunità. Il suo martirio era quella comunità. Don Andrea scelse di testimoniare la propria fede su questa faglia di crisi del mondo in una stagione segnata da cambiamenti profondi. Don Andrea fa il prete nel suo piccolo gregge a Trebisonda, pochi cattolici, un po' di ortodossi dell'est. Un ecclesiastico ortodosso disse stupito: «Ma che ci faceva là per quasi nessuno?» La presenza di Don Andrea Santoro in Turchia è l'espressione del genio cattolico, per cui il quasi nessuno diventa qualcuno. Lui traccia un modo nuovo di dialogo che è antico, che è da prete e da cristiano. Abitare vicino, essere se stesso, aprirsi agli altri con simpatia, cercare l'umano al di là della gabbia ideologica e psicologica della religione. Non si illude di capovolgere la situazione, ma va avanti passo dopo passo, incontro dopo incontro. Non fa bilanci, raccoglie briciole, si scontra con difficoltà, ma va avanti. Il suo fare ricorda un'espressione dell'abbé Monchen, proprio riguardo al dialogo. Parlava di pazienza geologica. Ascoltiamo ora una lettera di Don Andrea Santoro. Carissimi, voglio cominciare con delle cose buone, perché è giusto lodare Dio quando c'è il sereno e non soltanto invocare il sole quando c'è la pioggia. Inoltre, è giusto vedere il filo d'erba anche quando stiamo attraversando una steppa. Ecco dunque alcuni fili d'erba verde. Ecco il primo. A questo punto un giovane porta un filo d'erba presso la foto di Don Andrea. Qualche giorno prima di rientrare in Italia, nell'ora della visita in chiesa, si è presentato un folto gruppo di ragazzi, piuttosto vocianti e rumorosi. Ci sono abituato, per ottenere silenzio e rispetto basta avvicinarsi, ricordare loro che la chiesa è come la moschea, un luogo di preghiera che Dio ama, in cui si compiace. Un gruppo di 4-5 ragazzi sui 14-15 anni mi si sono avvicinati e hanno cominciato a farmi domande.
Ma sei qui perché ti hanno obbligato? No, sono venuto volentieri, liberamente. E perché? Perché mi piace la Turchia, perché c'è qui una chiesa e un gruppo di cristiani senza prete. E allora mi sono reso disponibile per favorire dei buoni rapporti tra cristiani e musulmani. Ma sei contento? Certo, sono contento. Adesso poi ho conosciuto voi. Ancora più contento. Vi voglio bene. A questo punto gli occhi di una ragazza si sono illuminati. Mi ha guardato con profondità e mi ha detto, Coslangio, anche noi ti vogliamo bene. Dirsi ti voglio bene, dentro una chiesa, tra cristiani e musulmani, mi è sembrato un raggio di luce. Basterebbe questo a giustificare la mia venuta. Il regno dei cieli non è forse simile a un granellino di senape, il più piccolo di tutti i semi. Lo getti e poi lo lasci fare. E non è forse vero che se ami e conosci Dio e lo fai conoscere? E se non ami, quand'anche possedessi la scienza o parlassi tutte le lingue o distribuissi beni ai poveri, non sei nulla, ma solo un tamburo che rimbomba. Solo un filo d'erba, secondo filo d'erba. Un'altra volta entrano due ragazze. Padre, mi riconosce? Mi fa una. Sì, certo. Lei una volta mi ha detto che Gesù non ha mai usato la spada. È così? Sì, è così. Maometto mi fa. L'ha usata, è vero, ma solo come ultima possibilità. Gesù, le rispondo, neanche come l'ultima possibilità. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi, disse, e lui stesso si è fatto agnello per guadagnare i lupi. Se contro la violenza usi la violenza, si fa doppia violenza. Male più male uguale doppio male. Ci vuole il doppio di bene per arginare il male. Se scoppia un incendio, che fai? Butti legna? No, acqua. Ecco appunto, ma non è facile. Questo però è il Vangelo. Nelle mani di Gesù non c'è spada, ma la croce. Mi ha seguito attenta, ma frastornata, perché mi meravigliò. Quando i cristiani sono solo frastornati, ma neppure guardano più la croce, non colgono più la sapienza, la forza, la vittoria della croce, sono convertiti alla spada, nella vita pubblica e in quella privata. Se lo fa un musulmano, in fondo, non è strano, segue il suo fondatore, ma se lo fa un cristiano, non segue il proprio fondatore, anche se le croci, se ha le croci da ogni parte, al collo, in casa o su ogni campanile. Adesso vogliamo vivere un gesto significativo e forte. Attraverseremo la navata che, come vedete, riflette il soffitto e il cielo sceso in terra. È quello che avviene ogni volta che sull'altare si celebra il sacrificio di Cristo. E su quell'altare sorgono dei fili d'erba dalla steppa. Allora ci metteremo in fila, percorrendo la navata con ordine e con calma, mentre il coro esegue il canto. Arriveremo davanti all'altare, baceremo l'altare e prenderemo il nostro filo d'erba, con la speranza che bastino per tutti, altrimenti baceremo l'altare, che è il segno ed è il gesto più significativo che possiamo fare.
abbiamo avuto modo di riflettere su delle storie che fanno venire i brividi, perché davvero questi uomini ci hanno creduto realmente al fatto di poter essere piccoli granelli di senape che appunto portavano frutto secondo la volontà di Dio. Abbiamo ascoltato la storia di padre Pino Puglisi, un sacerdote come tanti, però innamorato di Dio, innamorato della gente che Dio ha messo davanti ai suoi occhi. E la testimonianza del suo uccisore fa riflettere. Un uomo che non si faceva scrupoli, che aveva 50 omicidi alle spalle, 50. E tra questi c'era anche l'omicidio di un bambino che aveva addirittura sciolto nell'acido. Quindi era un uomo che non si faceva problemi, non si faceva intenerire. Eppure nel momento in cui punta la pistola a padre Pino Puglisi, egli si volta, gli sorride e gli dice: ti stavo aspettando. Poi continua ad aprire il portone di casa sua e lo uccide. Dirà appunto, come avete ascoltato all'inizio, che quel sorriso gli ha cambiato la vita. Non la condanna, non le sentenze giudiziarie, ma il sorriso di un uomo che lo aveva amato. E l'aveva amato perché era innamorato di Cristo. E poi la storia di Don Andrea Santoro, un filo d'erba nella steppa. Don Andrea parte dall'Italia, lascia la sua Italia per 7 persone, perché sapeva che in Turchia c'era una comunità di 7 cristiani senza sacerdote, e parte, e lì comincia ad accogliere le persone che sono incuriosite dalla sua presenza, dialoga con i musulmani, con gli ortodossi, dialoga con tutti, viene a volte anche picchiato, ci sono alcune lettere che raccontano di questo. E nel momento che più caratterizza un sacerdote, il momento dell'Eucarestia, viene ucciso. Quindi la sua vita sacrificata sull'altare è quel filo di erba che nasce dalla steppa. E poi la storia dei martiri del 2023, non di 200-300 anni fa. La storia di quel seminarista che, pur di non far profanare l'Eucarestia ai miliziani, si fa chiudere dentro e si fa bruciare vivo. La storia di quelle catechiste che non rinnegano la fede pur di appunto portare avanti la loro opera. La storia di quel benedettino ucciso perché, mentre veniva appunto colpito dalla violenza, lui pregava il Signore. La storia di quelle due donne a Gaza, nell'intento di andare in chiesa, vengono assassinate. Di fronte a questo, la domanda che dobbiamo porci è questa: ma noi ci crediamo? Ci crediamo veramente in Dio? Dio è al centro della mia vita? Dio è talmente importante per me da mettere da parte tutto ed essere pronto a tutto? Qualcuno lo ha fatto. Qualcuno si è visto con la pistola puntata alla tempia e non ha indietreggiato. Qualcuno aveva la possibilità legittima di tornare indietro e non l'ha fatto, perché credeva che l'eternità valesse più del tempo presente. E soprattutto avevano capito che ciò che fiorisce in terra rifiorisce in cielo. Ciò che non fiorisce in terra non fiorirà nemmeno in cielo. E allora dobbiamo credere fermamente che il cielo è qui sulla terra, perché Dio è qui sulla nostra terra, nell'esperienza della Chiesa. Però dobbiamo crederci. Noi nelle ultime ore abbiamo tanto detto: mi raccomando, puntiamo l'attenzione su ciò che conta, non cediamo alle mode, non cediamo alle tendenze. Ed è stato mortificante, di fronte all'invito fatto in modo particolare ai più giovani, sentirsi dire: abbiamo altro da fare. Abbiamo una maschera da indossare, abbiamo una festa da fare. Quel seminarista non l'ha detto così,
Don Andrea non ha detto così, Padre Pino non ha detto così. E quella schiera di santi che ogni anno si accresce in questa chiesa non ha fatto così. Se sono santi è perché hanno vissuto uniti a Cristo la loro vita. E guardate, cari amici, il peccato più grande che possiamo commettere è quello di innalzare troppo questi santi, facendoli diventare inutili per la nostra vita. Perché quando li innalziamo, pensiamo che siano inarrivabili e quindi non hanno più un senso per noi, sono inarrivabili, io sono troppo piccolo. Teniamoli bassi, vicini a noi per ricordarci che sono come noi. Quel seminarista aveva i suoi sogni, aveva la sua famiglia, così come Don Pino, così come Don Andrea, come tutti i santi. Però Cristo era più importante e ci ha creduto. E allora quando noi rifiutiamo l'invito di Cristo ad incontrarlo, pensiamo che stiamo profanando un suolo sacro, il suolo della Chiesa, non quella di Mattoni, ma quella di Cristo, che si regge grazie alla testimonianza e al sacrificio dei martiri. Ecco, quest'anno il filo conduttore che ci ha accompagnati è il martirio. Noi pensiamo il martirio è un qualcosa che apparteneva ai discepoli della prima era della cristianità e poi basta, no. Si continua a morire martiri per Cristo, perché per fortuna c'è ancora chi ci crede. E allora dobbiamo davvero risvegliarci. Questa veglia, questo momento di preghiera, di riflessione, sia stata la sveglia alla nostra fede che si è intorpidita, si è assopita, si è addormentata. Perché la fede non è mettere una maschera, ma è uscire allo scoperto con quello che siamo e incontrare una persona, Gesù Cristo, che, come ci ricordava Don Andrea, ha parlato attraverso la croce e al dolore, alla violenza si risponde con l'amore. Perché, come diceva, se tu rispondi al male con male fai doppio male, per vincere il male ci vuole doppio bene. Ci vuole doppia bontà, doppia mitezza. È così che si cambia il mondo. E allora oggi abbiamo raccolto un filo d'erba dalla steppa e camminando abbiamo contemplato il cielo, perché il cielo è dentro di noi. Il cielo ci appartiene, il cielo è la nostra casa. Però bisogna desiderarlo, bisogna amarlo e davvero aiutiamoci a vivere uniti a Cristo. Voi adulti aiutate più giovani. Aiutiamoli a riscoprire la verità, perché c'è una verità in ogni cosa. E Padre Pino questo lo sapeva. La verità di quei ragazzi non poteva essere la strada, non poteva essere la mafia, non poteva essere un destino già scritto. Era altro. E qualcosa è cambiato. Se quando è stato ucciso Falcone gridavano "abbiamo vinto", ora si rendono conto che in realtà la vittoria è quando emerge la bellezza e la verità di Cristo. E poi c'è un particolare che ovviamente i mafiosi non sapevano. Per i santi la data della nascita e quella della morte coincidono, e così è stato proprio per Don Pino, ucciso il giorno del suo compleanno, il giorno della sua nascita al cielo. E allora davvero diciamo grazie per questa esperienza che abbiamo vissuto. E davvero portiamo nel cuore queste storie, storie di santi che sono vicini a noi, storie di santi che hanno calpestato questa terra e che ci hanno dimostrato che è possibile amare Cristo ed è possibile parlare di Cristo anche a chi è lontano, anche per poche persone, anche per chi davvero aspetta un messaggio di speranza e di amore. Grazie a voi per aver partecipato a questo momento che diventa un appuntamento che vogliamo riproporre sempre, come ho detto più volte, non in contraltare ad Halloween, perché se noi abbiamo la verità di Cristo non dobbiamo fare concorrenza a nessuno, ma semplicemente per radicarci nella bellezza di un'appartenenza, quella della Chiesa che è santa perché ci sono dei santi che l'hanno fatta, l'hanno vissuta e l'hanno edificata. E questi santi dobbiamo essere anche noi.
davvero nessuno di noi abbandoni mai il sogno della santità, nessuno di noi cominci ad accontentarsi della vita così com'è, sempre più in alto, sempre con lo sguardo fisso verso l'eternità e il cuore unito a Cristo. Grazie a voi, grazie al coro, che appunto il coro di Galdo, che si è preso l'impegno di animare il momento di riflessione, grazie a Salvatore che ha animato la prima parte e che adesso conclude con il canto finale. Voglio ringraziare i ragazzi della terza media, i ragazzi dei ministranti che hanno preparato tutte le cose che c'erano da preparare, quindi come piccoli ingegneri sono messi a realizzare la scacchiera fuori, tutto quello che c'era da preparare, segno che anche voi ragazzi, quando ci credete alle cose, vi mettete a disposizione, potete fare cose eccelse. Grazie a voi, grazie al Signore per questo momento di spiritualità. Vogliamo adesso concludere con la preghiera del Padre nostro che contiene quelle parole come in cielo così in terra. Davvero chiediamo al Signore di poter essere riflesso di paradiso nel nostro mondo, affinché davvero noi possiamo essere testimoni della sua volontà e del suo amore. Ci mettiamo in piedi, recitiamo il Padre nostro, poi facciamo il canto finale, che è un po' il canto che rappresenta Carlo Acutis. Carlo Acutis che quest'anno diventerà santo, un giovanissimo ragazzo che quest'anno diventa santo e ci richiama proprio all'originalità della nostra vita. Originali, non fotocopie, ci chiedeva Carlo Acutis. E allora con convinzione e con fiducia diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Beato Padre Pino Puglisi, prega per testimone della fede, Don Andrea Santoro, Marco Gallo, Chiara Corbella, Alberto Michelotti, Beato Carlo Acutis, Gianluca Farina, Carlotta Nobile, Giulia Gabrieli, Matteo Farina, Filippo Gagliardi, Carlo Grisolia, Beata Chiara Luce Badano. Chiediamo al Signore di renderci originali e lo facciamo mettendoci in sintonia con il canto. Thank you.
Ci mettiamo in piedi per ricevere la benedizione di Dio. Vi ricordo gli appuntamenti di domani. Domani le messe come ogni domenica, e durante la messa delle 11 vivremo anche vite straordinarie alla riscoperta di questi profili particolari di santità. Il giorno 2 la messa al cimitero alle ore 11, preceduta dal corteo che inizia da questa chiesa alle ore 10:30, e poi domenica regolarmente le messe come ogni settimana. Ecco, a partire da quello che abbiamo ascoltato questa sera, prima di prendere altri impegni, pensiamo a chi ha dato la vita per noi e a chi è saputo darla per Lui. Quindi davvero sia questo un punto di ripartenza per cominciare a vivere consapevolmente la nostra fede. Uscendo vivremo la seconda parte di questa serata, che è una tradizionale castagnata, però ha un significato particolare perché vuole ricordare un episodio della vita di Don Bosco. Noi siamo molto legati a Don Bosco e per quello che ha fatto, ma anche perché il nostro oratorio è intitolato a Domenico Savio. La sera del 31 ottobre Don Bosco convoca i suoi ragazzi nel cortile per distribuire delle castagne che gli erano state regalate. Quindi mamma Margherita le ha preparate per i suoi ragazzi, li fa mettere in fila e comincia a distribuirle mamma Margherita. Però a un certo punto mamma Margherita dice a Don Bosco: guarda che stanno finendo, comincia a dire ai ragazzi che devono lasciare la fila. Don Bosco gli dice: tu continua a riempire, continua a riempire. Le castagne sono più che bastate, sono avanzate, è il segno che chi dona con gioia non manca dell'essenziale, non manca di nulla. Quindi vogliamo rivivere questo gesto di Don Bosco con questo momento di fraternità, che diventa anche momento di condivisione, magari poter riparlare delle storie che abbiamo ascoltato. Grazie ancora a tutti, grazie al coro, grazie a Salvatore. Facciamo anche un applauso a chi ha cantato e animato questa serata, sono stati davvero molto bravi. Un grazie al gruppo della terza media perché si è davvero impegnato, sono stati bravissimi, facciamogli un applauso. Terza media c'era pure qualcuno più piccolino, però va bene, diciamo così. E adesso riceviamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E mi raccomando, fatevi santi. Proviamoci.